Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video del Gratta e Vinci. Se avete visto il video dove ho vinto i 5 euro nell'altro che ho vinto sul Gratta e Vinci testa croce, alla fine i 5 euro ho preso tutti i Gratta e Vinci perché voglio vedere se riesco a vincere un po' di più di 5 euro. E allora ho rischiato e ho speso 5 euro, ne ho presi tutti, in poche parole. 10 gratta e vinci di testa croce. E allora, come vedete, non ho grattato sotto per vedere se ho vinto uno di questi. Per cui lo scopriremo insieme perché è una sorpresa e non so se avrò vinto di questi 10 gratta e vinci. Io spero di sì perché sono 5 euro di gratta e vinci. Dato che questo è 50 centesimi e come gratta e vinci molto bello, per cui adesso proviamo a grattare questi 10 gratta e vinci. E poi vedo perché, dato che questi costano 50 centesimi, secondo me questi sono più belli. Poi normale, se tu spendi 10 euro di gratta e vinci e poi alla fine non vinci neanche un euro, ad esempio. Allora, tanto vale spendere 50 centesimi gratta e vinci, preferisco spendere 3 euro invece di 50 se non vinco niente. Per cui adesso proviamo e vediamo se funziona e se vinco qualcosa. E niente, per cui buona visione. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un like e un commentino qua sotto. Detto questo, buona visione. Allora, io ci provo con una mano, perché sennò devo prendere il cavalletto. Vediamo cosa esce fuori. No, tutte le volte io voglio provare a farlo senza cavalletto e poi alla fine è un po' difficile perché vediamo se riesco. No, non riesco con una mano. Non posso con una mano. Meglio che prendo il cavalletto. Facciamo prima. Allora, proviamo. Faccio un po' di zoom, così vedete meglio. Proviamo a vedere. Allora, croce e testa. Questo è perdente e c'erano 100 euro. Bene, iniziamo col primo perdente. Secondo. Dai, 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 ti prego. Testa, anche questo è perdente. Io sono curiosa di sapere quanto è il premio, per cui questo è 25. Per cui niente, questo è perdente. Proviamo terzo. Dai, almeno uno. Testa. E croce, neanche questo. Vediamo il premio, 100, niente. Il quarto, croce e testa. Madonna, non è possibile. 1000 euro, perdente. Vediamo un altro, testa. Croce, anche questo è perdente e c'erano 100 euro. Proviamo questo, testa, croce. Qua c'erano 5 euro ed è perdente. Vediamo, testa, testa. Sì, meno male, almeno uno. Almeno uno è vincente. Comunque, lo vediamo dopo. Questo è vincente. Poi, croce, testa, perdente. Qua c'erano 5 euro. Spero che almeno non c'è. Non ho vinto, vabbè, un euro. Sì, recupero nei due, ma spero di più. Testa, croce. Questo è perdente e c'erano 1000 euro. Magari vincere 1000 euro, almeno quelli. L'ultimo, testa,
croce perdente, qua c'erano 50 euro. Bene, cioè tutti i grattevinci sono perdenti tranne uno, proprio questi sono perdenti. Adesso vediamo questo grattevinci se abbiamo vinto o 5 euro o di più di 5 euro, perché qua è testa e testa, vediamo. Proviamo a vedere. Allora, ci sono due zeri. No, non ci credo. Un euro. Vabbè, meglio di niente. Potrei prendere altri due di grattivinci. Però un euro vuol dire che fai prima a vincere di più se prendi 3 euro di grattevinci che 50 centesimi, cioè, anche perché 5 euro e alla fine ho vinto 1 euro, cioè proprio siamo messi male. Vabbè, ho recuperato due grattevinci, proprio questo è vincente. Vabbè dai, pensavo peggio, perché alla fine preferisco vincere anche 1 euro e recuperare qualche grattevinci che non vincere niente e spendere, che ne so, 5 euro di grattevinci. Per cui, come ho detto sempre nei video, anche se ho vinto 1 euro, però prendo altri grattevinci. In questo caso 50 centesimi ne posso prendere 2. Vedremo la prossima, nel prossimo video, però vorrei provare a prenderne altri, perché dopo averne presi 10 e vinto solo 1 euro, diciamo che era meglio di più, però vabbè, amen. Prenderò due grattevinci e vedremo, e poi ne prenderò altri, ma diversi, tanto per cambiare un po'. Però l'altra volta non è stato male, 5 euro potrebbe. Tutti questi invece sono perdenti, perché alla fine abbiamo trovato solo, a parte che erano numeri alti. Però 1000 euro, 100 euro, non sarebbe male vincere qualcosina. Vabbè, niente, dai, meglio di niente. Come dico sempre, meglio un euro che non vincere proprio zero, zero, e meglio di no. Vabbè, fatemi sapere se anche voi ogni tanto giocate a grattevinci. Calcolate che io non gioco tutti i giorni, ho già detto sta cosa. Io grattevinci ne prendo uno, massimo due al mese, che non superano i 5 o massimo 10 euro, anzi già 10 euro è già tanto, però come vedete più o meno non supero, e tantomeno non vado ogni giorno a prendere i grattevinci per fare i video, perché calcolate, sul mio canale ci devono essere due video dei grattevinci al mese, che però non sono stati mai grattivinci che superavano i 5 euro e 10 euro, tutto qua. Per cui questa cosa l'avevo già detta, perché ogni tanto sotto nei video molte persone che non mi seguono mi dicono spendi soldi inutilmente, sono soldi spesi inutilmente. No, perché alla fine ti diverti, cioè, poi se no questi video non li guardava nessuno, sinceramente. Per cui, e poi non sono soldi buttati, perché alla fine, cioè, li recuperi piano piano, e poi non prendo sempre i grattevinci, quando posso li compro, stop. Stessa cosa quando vai a mettere i soldi nelle macchinette, che tu tiri sui pupazzi, quello sì che sono soldi buttati, perché alla fine non vinci mai. Invece con questi più o meno un euro così li vinci. Per cui, detto questo, io andrò a ritirare i due grattevinci e poi niente, si vedrà nel prossimo video. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!